Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatimirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshurun Militam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Gadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Parakamalang Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupang Sakrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shivishakanvitangscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prastai Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deva Gauravani Pachane Nivisecha Sunyavadi Pasitatane Satane Lord Krishna. Oggi leggiamo un altro mantra, è un verso in realtà. Oggi leggiamo invece di Srimad Bhagavatam la Sri Chaitanya Charitamrita. Tutta la storia della vita, gli insegnamenti di Sri Chaitanya Mahaprabhu, l'incarnazione divina di Krishna, per queste ere di Kali, che è l'aspetto più misericordioso dal Signore. Questa è un po' l'invocazione, come per la Srimad Bhagavatam cantiamo Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Sri Chaitanya Charitamrita cantiamo questo mantra. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda Allora oggi leggeremo Sri Chaitanya Charitamrita, siamo nel Madhya Lila, la parte in mezzo, capitolo 7, e questa è la storia di Sri Chaitanya Mahaprabhu quando viaggia in Sud dall'India, perché lui
Dopo aver preso l'ordine di sannyas di rinuncia, si è trasferito a Jagannath Puri alla richiesta di sua madre, per essere, non essere troppo lontano, perché Vrindavan era troppo lontano, ma Jagannath Puri era vicino, ma non troppo vicino. Così potrebbe avere notizie. Prabhupada diceva che è come due stanze nella stessa casa, Jagannath Puri e Mayapur. Così c'è molto via vai tra Jagannath Puri e Mayapur. Ma verso l'inizio di sua residenza lì a Jagannath Puri, ha deciso di viaggiare e diffondere il canto del Santo Nome in sud dall'India, a fare un pellegrinaggio in tutti i luoghi santi in sud dall'India. È arrivato in un villaggio, Samarmadilila, capitolo 7, verso 121. Purtroppo questo testo si cita nel Caitanya è fuori stampa e sta ristampando. Se non avete già tutto il set di Caitanya Caitanya, arriverà fra poco, non so quanto esatto. Shishigornitai ki jai. Srila Prabhupada spiegava che la Bhagavad Gita è l'ABC, la scuola elementare. Le Srimad Bhagavatam è l'università, la prima laurea, e la Sri Chaitanya Charitamrita è il dottorato, così la più elevata. Ma generalmente è richiesto di leggere prima la Bhagavad Gita, tutta la Srimad Bhagavatam, poi la Chaitanya Charitamrita. Ma Srila Prabhupada ha tradotto e stampato in 1975, sì. E le incoraggiate tutti di leggere lo stesso. Possiamo anche leggere con cautela, nel senso, fuori domande al devoto più anziano vicino, ma è molto bello. Kurmaname se grame vaidika brahman bahushrada bhakti kaila prabhura nimantran. Questo è bengali, non bengali classico, non sanscrito. In un villaggio c'era un brahmana vedico di nome Kurma. Egli invitò Sri Chaitanya Mahaprabhu a casa sua con grande rispetto e devozione. Questa era la tradizione vedica. Quando arrivava, sannyasi deve sempre viaggiare. Diffondere le scienze di Bhakti, e quando arriva in un villaggio viene invitato da una famiglia brahminica per rispettare il cibo spirituale, prasadam, e di fare discorsi sulla coscienza di Krishna. Egli invitò Sri Chaitanya Mahaprabhu a casa sua con grande rispetto e devozione. E questo è proprio il primo dovere di un griasta, un uomo di famiglia, di invitare i sadhu, santi, a casa sua, e offrire da mangiare e ascoltare i suoi insegnamenti. E invitare anche altre persone per ascoltare gli insegnamenti. Verso 122, Gareani Prabhur Kaila Pada Prakshalan Se Jala Vangsha Sahita Karila Bhakshan. Questo brahmana condusse Sri Chaitanya Mahaprabhu nella sua casa, lavò i suoi piedi di loto e insieme con la sua famiglia beve quell'acqua. Anika Prakara Snehe Bhiksha Karaila Goshanira Sheshana Savangshe Kaila. Il brahmana Kurma, con grande affetto e rispetto, fece in modo che Sri Chaitanya Mahaprabhu mangiasse diverse qualità di cibo, poi ne distribuì gli avanzi tra i componenti della famiglia. Che ricordiamo che Guru Chaitanya Prabhu ha raccontato che tre elementi che aumenta tantissimo la nostra bhakti, la nostra devozione. L'acqua che lava dai piedi del puro devoto o Dio stesso, come in realtà questa che prendiamo ogni mattina, quel goccia di nettare che prendiamo, che si chiama Charnamrita, questa è l'acqua che ha fatto il bagno alle divinità. E così
così come segno di rispetto riceviamo questa nettare. E anche il cibo, prima offerto a Krishna, poi offerto al santo, anche quel cibo diventa maha maha prasada. Ye parapadma tomar brahma jnana kare, se parapadma sakshat aila moragare. E questo, come c'è l'insegno, questa è una sezione molto interessante, specialmente per noi in questi tempi. Sono insegnamenti molto importanti. Il Brahmana cominciò a pregare: mio Signore, sui tuoi piedi di loto Brahma medita, e questi stessi piedi di loto sono entrati ora nella mia casa. Mora bhagyar simhanaya yaya kahan aji mora slagya haila janma kuladan. Mio Signore, non vi è limite alla mia grande fortuna. Ciò non può essere descritto. Oggi la mia famiglia, la mia nascita e le ricchezze sono state glorificate. Verso 126. E questo, attenzione. Kripa kara prabhur more dhyang toma sanghe sahitena pariduka vishaya tarange. Il Brahmana pregò Sri Chaitanya Mahaprabhu: caro Signore, ti prego, mostrami il tuo favore e fammi venire con te. Non posso più a lungo tollerare le onde delle miserie causate dalla vita materialistica. Lui era un uomo di famiglia, ma ovviamente non tanto materialistico, paragonato ai giorni di oggi, ma è pregato Sri Chaitanya Mahaprabhu: per favore, non ce la faccio più stare in questa vita di famiglia, di materialistico, che era un villaggio vedico pulito, non c'era attività peccaminose, zero, ma lo stesso, paragonato a un amore puro, la nettare di viaggiare e diffondere coscienza di Krishna, per questo Brahmana Kurma sentiva desiderio di lasciare tutto e andare con Sri Chaitanya Mahaprabhu. Poi vedremo come risponde Sri Chaitanya Mahaprabhu. Molto interessante. Questa affermazione può essere applicata a ogni persona, indipendentemente da quanto ricca e prospera sia. Narottam Das Thakur ha confermato questa affermazione. Samsara Vishanale Divanishi Hyajwale. Egli afferma che il modo di vivere proprio dei materialisti provoca una combustione nel cuore, che brucia il cuore. Non ci si può, anche se l'uomo più ricco del mondo, non c'è felicità o soddisfazione o pace, come Krishna dice nel Bhagavad Gita, senza pace. Come può essere felicità senza pace? È un uomo ricco, è chiaro che non c'è mai pace, perché deve sempre avere di più, deve sempre proteggere quelle che ha, sempre paura che arriva più tasse, che viene qualcuno a portare via. E non esiste pace per così. Anche un uomo ricco ha questo bruciore nel cuore, ha il desiderio di andarsene via con Sri Chaitanya Mahaprabhu. Anche se lui non era un uomo ricco, aveva una vita molto sattvica, serena, ma lo stesso sentiva questa mancanza. Non ci si può premunire contro la tormentosa vita del mondo materiale. È un fatto che è possibile essere molto felici per quanto riguarda le ricchezze e godere di molte opulenze in tutti i campi. Eppure i Vishaya devono fare in modo di soddisfare le esigenze del corpo e di molti membri della famiglia e subordinati. C'è il nostro amico a Bologna che lavoro fa, come si chiama, materdomo, sì. maggiordomo di una signora super ricca che ha villa in Saint-Tropez, villa a Londra, villa a Milano, villa in San Maurizio. Detto che è la persona più frustrata, più infelice, beve, fai fuori una bottiglia di whisky al giorno,
È lo stesso, è più ricca di che noi possiamo anche immaginare in questa vita, che nessuno di noi arriverà neanche una frazione di ricchezza. È lo stesso, è una persona più frustrata. È perché è tirato, è detto, non è che il lavoro, nel senso vai in ufficio, timbro, ma è correre giorno e notte solo per mantenere, tenere su tutta la sua situazione. E così i Vishai devono fare in modo di soldi, è tirata da e tutti che quelli che la avvicinano vogliono sempre prendere soldi così. Dobbiamo prenderci tanti fastidi per amministrare gli altri. Per questa ragione Narottam Das Thakur prega Vishai Acharya Kobe Shuddha Abhiman. Ci si deve quindi liberare dal modo di vivere proprio dei materialisti. Qua, il modo dei materialisti, che è lo scopo della vita è di gratificarsi i sensi, di accumulare cose per soddisfare i desideri dei sensi. Dobbiamo liberarsi di quel tipo di vita. Sembra che il Brahmana Kurma fosse molto fortunato per quanto riguarda il benessere materiale, perché espresse la sua tradizione familiare in termini di Janma Kuladan. Ora, essendo stato glorificato, voleva abbandonare tutte le opulenze materiali. Voleva viaggiare insieme con Sri Chaitanya Mahaprabhu. Secondo il modello di civiltà vedica, si deve lasciare la propria famiglia dopo aver raggiunto i 50 anni di età, e ci si deve ritirare nella foresta di Vrindavan per dedicare il tempo che resta della propria vita al servizio del Signore. Questo si può leggere in tutta la nostra letteratura, testi vedici, l'importanza di a certa età di lasciare la vita materiale e dedicarsi gli ultimi anni alla realizzazione spirituale. Poi adesso vediamo come risponde Sri Chaitanya Mahaprabhu, che sono insegnamenti e indicazioni per i nostri tempi, per questo mondo, questo era solo 500 anni fa. Verso 127. Prabhu kahe aichevat kabu na kahiba grihe rahi Krishna nama nirantara laiba. Sri Chaitanya Mahaprabhu rispose: non dire più queste cose. È meglio che tu rimanga a casa e canti sempre il santo nome di Krishna. Ripeto, se qualcuno aveva il desiderio di lasciare tutto e andare via, ma ci sono dei punti importanti. Non ha detto stai a casa e continui la tua vita materiale, non dice così. Non dire più queste cose, è meglio che tu rimanga a casa e canti sempre il santo nome di Krishna. Spiegazione: nell'età di Kali, in cui viviamo, ancora molto più avanzato di come era questa situazione 500 anni fa, non è consigliabile lasciare improvvisamente la famiglia perché la gente non è preparata adeguatamente alla vita di brahmachari o di grihasta. Non c'è training, non c'è addestramento da piccoli in austerità, sacrifici, coltivazione spirituale, non sono insegnati. Così quando arriva questo lato non è preparato. Infatti queste spiegazioni di Srila Prabhupada sono anche motivate dalla sua esperienza a Vrindavan, perché quando stava a Vrindavan, ritirato, scrivendo la Srila Bhagavatam, come abbiamo spiegato ieri, trovava diverse persone, uomini e donne, che avevano cosiddetto lasciato la famiglia e invece di fare una vita come veri sadhu, di meditare su Krishna tutto il giorno, facendo austerità, si trovava un'altra donna lì, anche nei luoghi santi, a fare nonsense, fumava sigarette e così. Proprio sta dicendo la gente non sono preparata di fare quel tipo di vita, di austerità, di ritirarsi dalla vita di famiglia. È meglio rimanere nella famiglia, ma dedicarsi
staccarsi un po' dalle attività materiali, ma stare in quella situazione protetta e perfezionare il canto del Santo Nome. Adesso vediamo. Perciò Sri Chaitanya Mahaprabhu consigliò al Brahma di non essere ansiosi di abbandonare le viti di famiglia, e meglio rimanere in casa e purificarsi col canto regolare del Mahamantra Hare Krishna, sotto la direzione di un maestro spirituale. Questa è l'istruzione di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Se si segue questo principio, non vi è bisogno di accettare il sannyasa. Nel verso che segue, Sri Chaitanya Mahaprabhu consigliò a tutti di diventare capi famiglie ideali cantando senza offese il mantra Hare Krishna e insegnando il medesimo principio a ogni persona che si ha la possibilità di incontrare. Questa è proprio la linea guida per tutti noi. Stai dove sei, dove ti trovi, basta che non sei un macellaio o qualcosa, ma normale. Stai dove sei, ma concentrati a perfezionare il canto del Santo Nome sotto le direzioni e le guide del Maestro spirituale, evitando e liberandosi dalle offese nel canto del Santo Nome. E quello risolve tutto. Possiamo raggiungere la pura servizio devozionale anche in quella condizione, che Prabhupada dice qua che è consigliato per gente di questa era. Questo prossimo verso è molto famoso, questo è il verso principale di oggi, molto molto famoso, è molto importante per tutti noi. Yari de katare kaha Krishna upadesh amara gaya guru hangatare desh. Istuisci ogni persona a seguire gli ordini che Sri Krishna ha lasciato nella Bhagavad Gita e nello Srimad Bhagavatam. Diventa così un maestro spirituale e cerca di liberare ogni persona di questo paese. Questo intende questo paese, il paese dove abitava Kurma Brahmana e poi anche di più, ma in questo caso lui era viveva in un paese, un villaggio, e lui dice: tu dai coscienza di Krishna a tutta la gente qui intorno, non c'è bisogno di viaggiare e lasciare tutto. Questo è per anime molto rari, molto molto rari. Infatti c'è un punto dove Srila Prabhupada spiega nella Chaitanya Charitamrita che ci sarà pochi sannyasi, maestri spirituali potenziati che viaggiano nel mondo a fare tanti, tanti discepoli, e ci saranno tanti griastri come Kurma Brahmana che insegna, perché maestro spirituale non è una cosa, vuol dire di insegnare, di condividere, insegnare questa scienza, questa pratica, questa scienza di vita a tutti quelli che si incontrano. Diventare puro noi stessi, cantando il Santo Nome, evitando le offese, e condividere le stesse cose con gli altri intorno, con i nostri colleghi di lavoro, nostra famiglia, familiari, nostri amici. È molto semplice. Spiegazioni. Questa è la missione sublime dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Questa è la nostra missione. Molte persone vengono a noi e ci chiedono se devono abbandonare la vita di famiglia e unirsi all'associazione. Ma questa non è la nostra missione. Molto interessante. Si può rimanere comodamente a casa propria. Noi chiediamo soltanto di cantare il Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Si stanno meravigliando, per qualcuno mi diceva: ma il tempio è vuoto, non vive nessuno, vivono poche persone nel tempio. Secondo questa istruzione è giusto così, è normale. Ma invece oggi sono tante persone, ogni tanto o regolarmente possono venire tutte le famiglie che vivono intorno o nella zona e unirsi a fare programmi come questo, ma generalmente per la maggior parte delle persone
meglio che stanno a casa nella loro situazione e pratica coscienza di Krishna a casa. E qui il tempio è un luogo per imparare come fare questo, di imparare come cantare Hare Krishna, come studiare Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, come adorare divinità e poi praticarlo, questo, quello che hai imparato al tempio, praticare a casa. Se non si è analfabeti, si possono leggere la Bhagavad Gita così com'è e lo Srimad Bhagavatam. Questa è la cosa migliore da farsi. Ora, queste opere sono riperibili anche nella traduzione italiana e sono stati preparati in modo autorevole per attrarre tutte le categorie di uomini. Invece di vivere assorti nelle attività materiali, gli uomini di tutto il mondo potranno avvantaggiarsi di questo movimento e cantare il Mahamantra Hare Krishna a casa con la loro famiglia. Ci si dovrebbe anche astenere dalle attività illecite, sesso illecito, consumo di carne, gioco d'azzardo e consumo di sostanze intossicanti. Tra questi quattro principi, il prossimo pezzo che leggerò mi ricordo, perché avevo scelto questo verso perché è un verso molto importante, famoso. Radhana Swami, che eravamo a Roma tanti anni fa, mi ha chiesto scegliermi un verso per parlare, no? Ho scelto questo verso. Poi quando siamo arrivati a questo prossimo punto, perché ha scelto questo verso? Che questo è un po' controverso. Se cerca di comprendere con un po' di distacco, non è così difficile comprendere, ma per nostra cultura è molto difficile, fa un po'. E povera Maharaj si è trovata con questa prossima frase. Cerco io di spiegarvi meglio possibile. Sono cose di altre ere, poi vi spiego come ha deciso Srila Prabhupada dopo. Siete tutti pronti? Tra questi quattro principi, il sesso illecito è molto peccaminoso, illecito nel senso di andare fuori matrimonio. Ogni persona deve sposarsi, soprattutto ogni donna deve sposarsi. Se il numero delle donne supera quello degli uomini, alcuni uomini possono prendersi la responsabilità di più di una moglie. In questo modo non ci sarà prostituzione nella società. Se gli uomini potranno sposare più di una donna, il sesso illecito sarà interrotto. Qualche domanda? Poi qualche discepolo ha chiesto a Srila Prabhupada, allora posso? E lui ha detto no. Noi stiamo cercando di diminuire la vita sessuale nella cultura vedica, che cerca di minimizzare, diminuire, non aumentare. È illegale nell'Occidente, così non se ne parla. Infatti i mormoni, e anche concesso fra mormoni, e sono stati perseguitati per anni in America per il fatto che hanno proposto la poligamia in America. E così proprio detto no, non se ne parla di questo. Ma nella cultura vedica, se riuscite, specialmente voi donne, riuscite a, poi uomini, è così difficile avere una moglie. Non credo che ci sono tanti uomini che vogliono avere più di uno, è già difficile uno. Ma per le donne potrebbe sembrare molto. Ma il principio era che tutte le donne devono essere protette, perché nella cultura vedica non c'era l'ufficio, una donna non potrebbe andare, no, io vado a trovarmi un lavoro e vivo per conto mio. Non. E quasi tutte le culture del mondo, più di 100 anni fa o 200 anni fa, non esisteva questa realtà di oggi. Per quello non è applicabile.
non si può applicare oggi, ma il principio era: se una donna non era protetta, perché sposata non voleva dire di essere sfruttata, voleva essere protetta, curata, protetta, mantenuta, curata, protetta. E il principio è che tutti devono essere protette, perché se non era protetta c'era il rischio di venire sfruttata di uomini senza scrupoli, quello è cadere in prostituzione e sesso illecito. L'idea era quella nelle antiche culture, oggi come oggi non è permesso, ma non è anche possibile, anche volendo non sarà possibile. Qualche domanda? Al giorno d'oggi purtroppo non c'è neanche più il concetto di protezione, le donne si fanno anche da sole piuttosto. Meglio da sole che mal accompagnato, sì, quella è un po' la situazione. Sì, purtroppo sì. I uomini non sono uomini di una volta, perché non sei una donna vedica, eccetera, ma gli uomini vedici dove sono responsabili, che prende in mano tutta la situazione, che le mantiene, tutte, che sono rispettose verso la moglie, ci sono pochi in giro. E questa è purtroppo la triste realtà di vita. Poi ci sono tante altre cose da dire, una discussione lunga, ma come mai ci siamo trovati. Ma sì, infatti, la nostra congregazione delle donne sono tante donne single a 50 anni. E quali sono le prospettive di sposarsi con chi? Con chi? Dove sono persone maturi, responsabili? Sono poche. E purtroppo è una realtà, per quello cerchiamo di fare il meglio possibile, considerando la situazione. E fai amicizia se sei da solo, fai amicizia con altre donne nella stessa situazione e prosegui in coscienza di Krishna, in amicizia anche con altri. Ma un altro aspetto delle degradazioni della società moderna. Posso chiedere un commento, magari una riflessione sul fatto che... Questo in realtà non è l'argomento principale della lettura di oggi, e capita, ho dimenticato che in mezzo di questa lettura capita anche questo. Io volevo chiedere magari una riflessione o comunque uno spunto, perché mi sembra, una mia limitata esperienza, che la coscienza di Krishna oggi abbia molto più prese sul sesso femminile rispetto che sugli uomini. Mi chiedevo se... Basta contare. Magari mi chiedevo se potevi indicarmi. Perché? Una cosa interessante, Dhananjaya Prabhu era uno dei primi discepoli di Prabhupada in Inghilterra, che ha cominciato al primo tempio a Roma, che ha ricevuto Srila Prabhupada l'unica volta che è venuto in Italia. Prabhupada commentava, dopo qualche giorno qui in Italia, che verrà tante donne al movimento qui in Italia, lui diceva. È previsto che ci verrà tante donne. Sono più sensibili. Ci sono anche spiegazioni di Srila Prabhupada, sembra che il libro di Krishna dove dice quando ci sono grandi unioni religiose vengono tante donne alle funzioni religiose, sono più inclinate, uomini sono più razionali in quel senso lì, ma le donne sono più devozionali, hanno più tendenze naturali di devozione, non stanno lì a speculare, perché sono naturalmente inclinate di servire a Dio con devozione, e loro fortuna se utilizza quell'aspetto femminile è loro grande fortuna, così è più facile avvicinare la vita spirituale. Poi ci sono altri aspetti che se riescono a controllare sono negativi, che
deviarli dalla vita spirituale, ma se approfitta di quella tendenza e dal loro vantaggio, diciamo. Poi gli uomini sono sempre più degradati, sempre più impegnati in sesso illecito, così perdendo spesso tanto il fluido seminale, perde l'intelligenza e determinazione, e così per la vita spirituale è molto più difficile. C'è anche quell'aspetto. Perché quello, le culture di oggi, gli uomini da appena arrivano alla pubertà sono persi. E così determinazione, intelligenza, è perso. Qualche altra? Ok, andiamo avanti con il vero argomento. Il vero argomento è questo fatto di stare a stai nella nostra situazione, ma perfezionare la nostra vita cantando il Santo Nome seriamente, cercando di evitare e liberarsi dalle offese nel canto, e condividere questa ricchezza con altre persone, non andando chissà dove, ma la gente intorno a noi, la gente del nostro villaggio dove abitiamo noi. Allora passiamo a altri. Si possono anche preparare molti buoni vivande da offrire a Krishna, cereali, frutti, fiori e latte. Perché si dovrebbe indulgere senza necessità di nutrirsi di carne e a mantenere orribili mattatoi? Qual è l'utilità del fumo, del consumo di tè o caffè? Gli uomini sono già intossicati dal piacere materiale. Incrementando l'uso degli intossicanti, che possibilità avranno di realizzarsi spiritualmente? Mentre troppo agitato, troppo disturbato per fissare nella mente, nella coscienza spirituale. Inoltre, non si dovrebbe partecipare al gioco d'azzardo, agitando la mente senza necessità. Qualcuno è mai entrato nelle quelle sale giochi? Io sono entrato per distribuire i libri, per dare i libri. C'è l'ambiente più agitato immaginabile, perché tutti stanno sperando di avere i soldi senza lavorare. un semplice gioco di rischiare un po' e di avere tanti soldi senza lavorare. E sono agitatissimi. E così. Infatti è molto le uniche persone che prendono il libro sono quelle che lavorano lì dietro la banca, perché loro non giocano, che hanno capito come funziona, che non vince quasi mai nessuno, e così loro non giocano, sono tranquilli, ma tutti i giocatori fuori sono agitatissimi, non possono ascoltare, è difficile. Magari qualcuno si dice, questo ti farà vincere, questo libro ti porta fortuna per vincere. Qualche volta la prenderanno. Il vero obiettivo della vita umana è quello di raggiungere il livello spirituale e tornare a Dio. Il vero obiettivo della vita. Questo è il summum bonum della realizzazione spirituale. Il movimento per la coscienza di Krishna sta cercando di elevare la società umana alla perfezione della vita applicando il metodo descritto da Sri Chaitanya Mahaprabhu nei suoi consigli al Brahmana Kurma. Esso consiste nel restare a casa propria, nel cantare il mantra Hare Krishna e nel predicare o condividere l'istruzione che Krishna ci ha dato nella Bhagavad Gita, nello Srimad Bhagavatam. Semplicissimo, non è... Coscienza di Krishna, proprio diceva una volta, è semplice per i semplici, persone non complicato. È difficile per i contorti, mente i contorti, ma in realtà è molto semplice. Cantare Krishna in modo più assorto, più puro possibile, e condividere questo insegnamento, leggere la Bhagavad Gita, leggere lo Srimad Bhagavatam a casa e cercare di condividere con gli altri. Verso 129. Kabunava dhibe tomar vishaya taranga punarapi etani pabe mora sangha. Sri Chaitanya Mahaprabhu dette ulteriori consigli al Brahmana Kurma.
Se tu seguirai le mie istruzioni, il tuo materialistico modo di vivere a casa non impedirà il tuo avanzamento spirituale. Infatti, se seguirai questi principi regolatori, ci incontreremo di nuovo qui, o meglio, non perderai mai la mia compagnia. Sentirai sempre la compagnia, anche a casa nostra, sentiremo sempre la compagnia di Sri Chaitanya Prabhu, di Krishna, seguendo, essendo sempre in contatto con loro, cantando il Santo Nome, ascoltando le scritture, in questo semplice modo così semplice, seguendo i principi regolatori. Il processo può essere praticato ovunque, e il punto è di praticare il processo, questo semplice processo dato da Sri Chaitanya Mahaprabhu e poi portato a noi da Srila Prabhupada. Questa è un'opportunità per ogni persona. Se ci limiteremo a seguire le istruzioni di Sri Chaitanya Mahaprabhu sotto la guida del suo rappresentante, maestro spirituale, e canteremo il mantra Hare Krishna cercando, per quanto è possibile, di insegnare agli altri il medesimo principio, la contaminazione della vita materiale non avrà preso su di noi. Anche se viviamo in mezzo agli altri, andiamo a lavorare in mezzo, perché tante volte mi chiedo, ma quando vado al lavoro questa gente sono tutti materialisti, mi prende in giro una volta. Ma se uno pratica seriamente a casa tutto il processo, coscienza di Krishna come è stato descritto qua, tu non sarai disturbato, anzi, pian piano le persone noteranno che tu sei diverso, che sei sereno, sei felice, sei tranquillo, non sei disturbato come sono loro tutti i giorni. E cominceranno loro a chiedere, ma cosa fai? Poi all'inizio ti chiedono, perché non bevi con noi? Perché non mangi la carne con noi? Perché non stai insieme con noi? E poi dopo un po' di tempo ti chiederà, ma tu perché non ti arrabbi più? Perché sei così sereno? Nonostante tutto quello che sta succedendo, forse la nostra ditta andrà in fallimento e tu sei felice, e così è perché con l'esempio, con il nostro esempio, che le persone sono veramente attratte dalla coscienza di Krishna. E poi dopo si può, un'altra cosa molto, molto utile, molto importante, molto potente, è di portare cibo offerto a Krishna. Fate una torta o i biscotti, un dolcetto, offrirli sul vostro altare a Krishna e poi portare il lavoro, a distribuire il lavoro, senza dire niente che questo è cibo sano, ma distribuirlo e avrai suo effetto sulle persone, cambia la coscienza delle persone, diventeranno favorevoli. Ma sempre con questo sentimento di condividere, di dare questo tesoro alle altre persone intorno a noi. Non ha importanza se si vive in un luogo santo come Vrindavan, Navadvip o Jagannath Puri, o nel centro delle città europee, dove il modo di vivere materialistico è preeminente. Perché normalmente nelle scritture, se tu leggi Netta Rivoluzione, per esempio, è consigliato di andare tutti a vivere a Vrindavan, perché è molto più facile, molto più favorevole per la coltivazione spirituale. Ma quanti di noi siamo pronti o in grado o ce la facciamo andare a vivere a Vrindavan? Pochissimi. E anche se non siamo preparati, non è anche facile a vivere a Vrindavan. Ho visto tanti andare e dire, lascia tutto, vado a Vrindavan, vado a vivere a Vrindavan, pensando che qui la vita costa poco. Posso divertirmi e Krishna ti butta fuori
dopo poco tempo. Ho visto tanti devoti fare tutti i piani di trasferirsi a Vrindavan e poi dopo 2 o 3 mesi, ma tu non eri a Vrindavan, non era troppo caldo, troppo freddo. Perché in realtà è Krishna e Srimati Radharani che ti caccia fuori se non vai lì con le giuste motivazioni e sei veramente serio. E ho visto gli unici devoti che ho visto, i discepoli di Prabhupada o altri devoti occidentali che sono riusciti a restare tanti anni a Vrindavan, vivono al tempio e si impegnano in servizio devozionale e dare coscienza di Krishna a tutti i pellegrini, ma intensamente, solo quelli che fanno servizio, non quelli che vanno lì per fare la vita facile, perché costa meno. Ma il punto qua è non è necessario di andare a vivere a Vrindavan, si può vivere anche ovunque, a qualsiasi luogo, anche qui, anche in una città occidentale, se tu segui queste istruzioni, canta il santo nome, cercando di evitare offese, leggere Bhagavad Gita Srimad Bhagavatam, adorare le divinità, offrire il nostro cibo e seguire i famosi quattro principi regolatori. E così se si può anche meditare su Vrindavan, dobbiamo meditare su Vrindavan, ma così uno vive a Vrindavan, vive nel mondo spirituale, anche ovunque ti trovi. Se un devoto segue le istruzioni di Sri Chaitanya Mahaprabhu, vivrà in compagnia del Signore. Dovunque tale persona viva, trasforma le sue residenze in Vrindavan e in Navadvipa, Mayapur. Ciò significa che il materialismo non può toccarla. Questo è il segreto del successo per avanzare nella coscienza di Krishna. Avete appena... Per concludere questa Bhakti Riti, ha imparato il segreto del successo per avanzare nella coscienza di Krishna. Seguire questa pratica a casa. Molto semplice. C'è qualche domanda su questo? Abbastanza chiaro, no? Che leggo ancora un altro verso. E matayang ragare kare prabhu biksha se aike kahe tangre karaya e shiksha. Tutte le persone nella cui casa Sri Chaitanya accettava l'elemosina, gustando il prasad, cibo spirituale, erano da lui convertite al movimento del Samkirtan. Egli li consigliava proprio come aveva consigliato il Brahmana Kurma. Spiegazioni. Il culto di Sri Chaitanya Mahaprabhu ha qui una spiegazione molto chiara. Chi si arrende a lui ed è pronto a seguirlo con tutto se stesso non ha bisogno di cambiare residenza. Non è nemmeno necessario cambiare la propria posizione sociale. Penso abbiamo letto questo 45 anni fa, appena uscito. Nessuno ha capito. Tutti pensavano, no, tutti devono vivere nel tempio e lasciare tutto. Invece Prabhupada ha dato questa informazione 45 anni fa. Ma è servito perché formate i devoti in grado di insegnare gli altri, le persone come voi, come seguire questa istruzione, come praticare coscienza di Krishna a casa, perché ci voleva, si poteva chiamare i sacerdoti, persone dedicate a pieno tempo per insegnare agli altri. E così è cominciato, il movimento è cominciato così. Ma per la lunga andata, per la lunga continuazione di questo movimento, questo è l'insegnamento. Si può continuare a essere un uomo di famiglia, un medico professionista, un ingegnere o esercitare una qualsiasi altra professione, non importa. Troppo pizza ieri sera, scusa. Era troppo buono, era buonissimo, no?
Si devono soltanto seguire le istruzioni di Sri Chaitanya Mahaprabhu, cantare il Mahamantra Hare Krishna e istruire i parenti e amici negli insegnamenti della Bhagavad Gita e dello Srimad Bhagavatam. Si deve apprendere l'umiltà e la mitezza restando a casa propria, seguendo le istruzioni di Sri Chaitanya Mahaprabhu, il che renderà la nostra vita piena di successo spirituale. Non si deve tentare artificialmente di diventare un devoto avanzato, pensando «sono un devoto di prima categoria». Tale pensiero deve essere evitato. È meglio non accettare i discepoli. Ci si deve purificare a casa col canto del Maha Mantra Hare Krishna e si devono predicare i principi annunciati da Sri Chaitanya Mahaprabhu. Così è possibile diventare maestro spirituale e liberarsi dalla contaminazione della vita materiale. Sono numerosi i saggia che denigrano le attività dei sei Goswami, Srila Rupa, Sanatana, Raghunath Das, Pata Raghunath, Jiva e Gopal Bhatta Goswami, che sono compagni personali di Sri Chaitanya Mahaprabhu, e illuminarono la società con le loro opere che trattano del servizio rozionale. Similmente, Narottam Das Thakur e altri grandi acharya, come Madhvacharya, Ramanujacharya e altri, questi sono tutti i grandi maestri della nostra catena, di successione disciplica, anche due altri, ma grandi maestri spirituali rinunciati. Ma sono personalità eccezionali, personalità potenziate da Dio, non persone ordinarie come e altri grandi acciari come Madhvacharya, Ramanujacharya e altri accettarono molte migliaia di discepoli per indurli a compiere il servizio razionale. Tuttavia esiste una categoria di saggia che pensa che questi comportamenti contrastino coi principi del servizio razionale e li considera un'altra fase del materialismo. Opponendosi così ai principi di Sri Chaitanya Mahaprabhu, questi saggia, saggia vuol dire persone che prende sul leggero i principi devozionali, pensa che non seguono i principi regolatori, ma pensa io sono devoto a Hare Krishna, a volte piangono davanti alle divinità, poi escono fuori a fumare e fare tutto il nonsense, ma dicono di essere devoti e amare Radha Krishna e prende tutto sul leggero, ma senza seguire seriamente, e criticano quelli che seguono seriamente e pensano che questi grandi acciari che erano veramente qualificati, le fatti di accettare tanti discepoli, sono orgogliosi, penso di essere, in realtà sono misericordiosi e solo quei pochi rari potenziati dal Signore come questi grandi acciari sono in grado di accettare migliaia di discepoli e non inorgoglirsi e rimanere sempre umili servitori, perché lo fanno come servizio, non sono, perché sono veramente anime liberate, non sono persone ordinarie. Finisco la spiegazione. Queste persone dovrebbero avere maggior considerazione delle sue istruzioni e invece di cercare di essere considerati umili e miti, dovrebbero astenersi dal criticare i seguaci di Sri Chaitanya Mahaprabhu impegnati nella predica. Per proteggere i suoi predicatori, Sri Chaitanya Mahaprabhu ci ha dato un consiglio molto chiaro in questi versi nella Chaitanya Charitamrita. Volevo entrare in un altro passatempo interessante. Durante il suo viaggio, Sri Chaitanya Mahaprabhu trascorreva la notte in un tempio sulla strada. Tutte le volte che accettava del cibo da una persona, le dava il medesimo consiglio che aveva dato al Brahmana Kurma. Adottò questo metodo fino al suo ritorno a Jagannath Puri al termine del viaggio dall'India meridionale. Ho descritto in modo elaborato il comportamento del Signore nel caso di Kurma. In questo modo conoscerete le attività di Sri Chaitanya Mahaprabhu in tutta l'India del Sud.
Così Sri Chaitanya Mahaprabhu rimaneva in un luogo la notte e il mattino successivo, dopo il bagno, si metteva di nuovo in viaggio. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu partì, il Brahmana Kurma lo seguì a grande distanza, ma alla fine Sri Chaitanya si preoccupò di farlo tornare a casa. C'era un altro Brahmana di nome Vasudev, che era una persona importante, ma stava soffrendo a causa della lebbra. Il suo corpo era ricoperto di vermi che si muovevano. Puoi immaginare, aveva la lebbra, e non solo la lebbra, dentro ogni ferito c'era dei vermi che giravano. Ascolta che tipo di, che livello di coscienza aveva questo Brahmana. Benché soffrisse per la lebbra, il Brahmana Vasudev era una persona illuminata. Non appena un verme cadeva dal suo corpo, egli lo raccoglieva e lo rimetteva di nuovo al suo posto, perché doveva mangiare, poverina. Una sera Vasudev sentì parlare della venuta di Sri Chaitanya Mahaprabhu e il mattino dopo andò a trovare il Signore nella casa di Kurma. Mentre Vasudev, il Brahmana lebroso, si stava lamentando perché non aveva potuto vedere Chaitanya Mahaprabhu, non si lamentava perché aveva lebbra e che aveva vermi, no? Delle feriti, ma si lamentava che ha perso la visita di Sri Chaitanya Mahaprabhu, perché è andato lì, Sri Chaitanya Mahaprabhu era già partito. Invece Sri Chaitanya Mahaprabhu sapeva la sua sincerità, il suo desiderio, e è riapparso. Il Signore immediatamente tornò da lui e l'abbracciò. L'ha abbracciato un lebbro, lebroso. Al tocco di Sri Chaitanya Mahaprabhu, la lebbra e la tristezza di Vasudev se ne andarono lontano. Con grande felicità Vasudev vide che il suo corpo era diventato molto bello. Il Brahmana Vasudev fu stupito di vedere la meravigliosa misericordia di Sri Chaitanya Mahaprabhu e cominciò a recitare un verso dello Srimad Bhagavatam, toccando i piedi di loto del Signore. Egli disse: chi sono io, un peccatore, il povero amico di un Brahmana? E chi è Krishna, Dio la persona suprema, completo nelle sei perfezioni? Tuttavia, egli mi ha stretto tra le sue braccia. Perché capiva che Sri Chaitanya Mahaprabhu era Krishna stesso, Dio stesso. Le parole di questo verso furono pronunciate da Sudama Brahmana nello Srimad Bhagavatam, nel contesto del suo incontro con Sri Krishna. Il Brahmana Vasudev continuò: o Signore misericordioso, mostrare tale misericordia non è possibile per esseri viventi comuni. Essa si può trovare solo in te. Vedendomi, anche un peccatore fugge a causa del cattivo odore del mio corpo. Eppure tu mi hai toccato. Tale è il comportamento indipendente di Dio, la persona suprema. Essendo mite e umile, il Brahmana Vasudev si preoccupava di diventare orgoglioso dopo essere stato guarito per la grazia di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Adesso tutti mi glorificheranno perché sono stato miracolato. Per proteggere il Brahmana, Sri Chaitanya Mahaprabhu gli consigliò di cantare incessantemente il mantra Hare Krishna. Così facendo, egli non sarebbe mai diventato inutilmente orgoglioso. Sri Chaitanya Mahaprabhu consigliò anche a Vasudev di parlare di Krishna allo scopo di liberare gli esseri viventi. Come conseguenza, Krishna molto presto lo avrebbe accolto tra i suoi devoti. Spiegazione. Benché Vasudev Vipra fosse un lebroso e soffrisse enormemente, Sri Chaitanya Mahaprabhu lo curò. In cambio, il Signore voleva che Vasudev predicasse le istruzioni di Krishna e liberasse tutti gli esseri viventi. Questo è il metodo dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Tutti i componenti dell'associazione sono stati salvati da una condizione miserabile, perciò devono impegnarsi a diffondere il culto della coscienza di Krishna. Non solo essi sono stati curati dalla malattia del materialismo, ma stanno anche vivendo una vita felice. Ognuno li accetta come grandi devoti di Krishna e le loro qualità si manifestano sul loro volto.
Se si vuole essere riconosciuti come devoti di Krishna, ci si deve assumere il compito di predicare, diffondere, condividere questa conoscenza con gli altri, seguendo il consiglio di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Allora si raggiungeranno sicuramente i piedi di loto di Sri Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna stesso, senza indugio. Dopo aver dato questa istruzione al Brahmana Vasudev, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu scomparve da quel luogo. Allora i due Brahmana Kurma e Vasudev, abbracciandosi, cominciarono a piangere al ricordo delle qualità trascendentali di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. C'è qualche ultimo domanda veloce? Sì. Sì, questo è un punto interessante. Avete sentito? Che allo stesso tempo, abbiamo letto così, uno può stare in sua posizione, dottore, medico, professionista, a casa con la famiglia, basta che segue il processo. Ma allo stesso tempo, vedendo le condizioni della società che sta crollando, proprio diceva 50 anni fa, ha detto che fra 50 anni questa sistema industriale crollerà, perché è destinato a crollare, ma il normale stile di vita. Questa Kurma Brahmana abitava in un luogo di quel genere, abitava in un villaggio dove aveva, curava le mucche e coltivava la terra. Nel senso, quello è lui è stato l'esempio dato da Sri Chaitanya, proprio tu stai a casa. E sua professione era un brahmana, insegnava, probabilmente era un brahmana che insegnava e faceva le attività sacerdotali nel tempio. E gli altri nel villaggio, c'era qualche contadino, c'era chi curava le mucche. Quello è il modo più salutare per vivere e sarà sempre più utile. Infatti è molto, molto attraente per le persone di oggi, perché tutto il sistema, la vita in città sta diventando infernale, sta diventando veramente molto difficile, molto stressante, e le persone stanno cercando un'alternativa, ma come possiamo vivere? E questo è l'esempio della cultura vedica di vivere in villaggio, coltivando la terra e proteggendo le mucche. E lì sei autosufficiente. Questo è il modo migliore per vivere, ma il discorso era che nel contesto della società di oggi non c'è bisogno di lasciare tutto, puoi stare a casa tua con la tua professione, ma visto che tante cose stanno crollando, sono tante difficoltà in questa società materialistica, il vero esempio, per quello sono così importanti queste comunità. Non vuol dire che necessariamente devi vivere in questo edificio, puoi vivere intorno, puoi avere un pezzo di terra o condividere la terra, non so, ci sono vari modi. C'è un villaggio, per esempio, in Ungheria, un villaggio ecovillaggio, dove sono tante famiglie vivono lì e non so esattamente come sono strutturati, se non è proprietà privata, non credo, ma non so se sì, sì, è tua proprietà, ma non so come sono divise, non so se tu lo sai. Nel senso, il cibo c'è per tutti, nel senso, tutti partecipano a coltivare la terra, e poi non so se viene diviso. Un commento. Non era una domanda, sì, sì.
Sì. E anche un senso di protezione di noi con gli altri e andare in un posto di comunità, insomma, un posto dove vivere con il vivere. Sì, sì. Qualcosa che fino a un anno fa non ci pensava. Sì, sì. Chi è sveglia, che apre gli occhi e vede che c'è un caos nella società moderna, c'è un caos, sta sgretolando un po' tutto. E Srila Prabhupada ha detto 50 anni fa: prendete la terra, prendete le mucche, crea comunità autosufficiente dove non si dipende di dipendere di una sostanza sottoterra in un'altra parte del mondo, un liquido, petrolio, per coltivare la terra è assurdo. è chiaro che crea guerre e tanti altri problemi. Abbiamo creato una società così artificiale, tutto plastica, petrolio. Se tu guardi petrolio e plastica, tutto dipende, tutto impacchettato di plastica, tutto fatto di plastica, che è petrolio. e tutto viene da altra parte del mondo, è così, è una situazione destinata a crollare. E proprio ci ha dato il sistema. Qui c'è la terra, manca le mucche. e quello è un altro discorso. Cosa? Manca gli agricoltori. Perché come si dice, la terra è bassa. La teoria è bella, ma la terra è bassa. e pochi sono abituati, sono cresciuti lavorando la terra. Ma nelle generazioni è quella la direzione. Se vogliamo vivere serenamente e felice, quella è la direzione. Ok, concludiamo. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gopremanandi arivo.